Stanco delle lunghe attese e delle code interminabili? Europoste? Servizi integrati? In via Montefusco 13, alle spalle delle poste centrali, a Cava dei Tirreni. Un anno tutto al femminile, grazie all'iniziativa dell'associazione culturale Cuba World, che ha deciso di puntare i riflettori sulla figura della donna 365 giorni l'anno, con un calendario benefico dal titolo La donna nella vita è, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione cavese Frida contro la violenza di genere. Un progetto presentato ieri pomeriggio a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni che vuole dire no alla violenza attraverso 12 fotografie, le quali rappresentano ciascuna una caratteristica o una qualità prevalentemente femminile. Il fine dell'iniziativa è quello di ricordare e combattere l'esistenza della violenza, ma soprattutto è quello di ricordare l'esistenza della speranza della salvezza. Così come sottolineato dai membri dell'associazione culturale. Abbiamo voluto dare spazio purtroppo ad un fenomeno tristissimo che sta veramente crescendo anche nella nostra civilissima Cava dei Tirreni, e purtroppo la crudeltà della violenza non si arresta. Abbiamo individuato nelle donne, purtroppo per il triste primato in pole position nella graduatoria delle vittime della violenza, le destinatarie di questa nostra idea, e abbiamo scelto tra le tante opportunità Frida, un'associazione che a Cava lavora tanto, lavora bene, con professionalità, con altruismo, con abnegazione, e si sta veramente accreditando benissimo sul territorio anche campano, non solo a Cava dei Tirreni e provincia. Quindi siamo state veramente felici, liete di essere state accolte con gioia da Frida quando la presidentessa Eliana Sorrentino è venuta a conoscere, ci ha dato il suo ok ed è stata felice dell'iniziativa. Abbiamo realizzato attraverso una serie di foto, di immagini, di scatti fotografici, un calendario per poter ricordare con il sorriso e non con l'angoscia o con la crudeltà che il problema purtroppo esiste. È un problema grande e va affrontato a 360 gradi, perché riguarda un fenomeno di delinquenza, qualche volta rarissimamente un fenomeno di malattia, ma soprattutto è un'escalation che non si ferma. E allora abbiamo voluto ricordare a tutti, in casa soprattutto, in famiglia, oppure in ufficio, oppure in laboratorio, 365 giorni, esiste il problema, ma esiste anche Frida, e come Frida esistono tante organizzazioni in grado di dare un aiuto. E il primo aiuto deve venire da noi, deve venire in casa, deve venire inculcando nei nostri cari, nei nostri familiari, nei nostri figli, il rispetto senz'altro, ma soprattutto l'autostima. Io sono convintissima che tante vittime di violenza lo sono e lo sono state tragicamente perché ritengono di meritarsi il male, non hanno rispetto di se stesse, pensano di essere delle nullità. Non è così, ed è compito soprattutto della famiglia far crescere l'autostima e far sì che alla prima avvisaglia, senza porsi altri problemi, si riconosca subito il non amore del dichiarato amore e si corra via in fuga, perché la fuga in questo caso è salvezza, non è certamente vigliaccheria.